Come inizia la storia? E assieme, lei perché le mani, l'artista, l'artigiana. Questo è tempo che non ci viene pagato nessuno. Però io ho il tempo di formarli facendo ai più meritevoli contratti di lavoro. Questo legame ci consente, arrivando qua, di riconoscerci. La sortiva sociale nasce per essere lo strumento operativo di un'organizzazione che ha come obiettivo la cura della persona. Io entro in questo zen e dico: qua non è possibile che facciano vivere queste donne in questo quartiere in questa maniera, abbandonate a se stesse. Perché cioè, sono donne che voi dovete rispettare, perché si mantengono oneste in un contesto in cui voi le fate vivere. Per questo voglio che vi guardiate con i vostri occhi. Di restituire alla città questo spazio che era rimasto chiuso per 5 anni fondamentalmente, non tanto alla città ma proprio al quartiere, ai loro bambini. Io avevo questa idea in testa, che dovevo assolutamente promuovere il quartiere portando però la cultura e il lavoro. E anche avere delle figure di riferimento per questi piccoli, di supporto alle famiglie, alle mamme, però anche un aiuto per un consiglio anche su come gestire un bambino. La gente non vuole entrare nel quartiere perché è sempre considerato un quartiere a rischio. Io veramente ho trovato grandi accoglienze, persone che mi hanno, perché io ero lì che portavo l'idea del lavoro. E beh, l'inclusione sociale poi alla fine quella. Che rapporto hai con gli abitanti del luogo? Io amici tutti. Sono la Josy dei quartieri, ci faccio io. Ma è bellissima, lei è fantastica, c'ha una forza incredibile. Con l'età che tengo, specialmente 82 anni. Faccio da ponte tra lo zen e i circoli bene di Palermo. Con le borse nel portabagagli e il librino di foto raccontavo questa storia. Tutto il social business nasce con questo scopo. Quindi il nostro lavoro ci aiutiamo pure a muoverci un po'. C'è una sinergia tra di noi. Da un lato questi ragazzi sono contenti perché immediatamente, visto che si impegnano, sono pagati. Avviene il percorso, a seconda di qual è la problematica, se di salute mentale oppure legata all'area giudiziaria, viene seguito e poi c'è un'operazione di chiusura. Considerate che avere la sartoria sociale ci ha consentito di seguire in questo momento alcuni della salute mentale da 3-4 anni, che è una cosa impensabile con un progetto. Depressioni, tematiche di questo genere, dove il luogo di lavoro aiuta a socializzare, a tirare fuori, anche a trovare un po' di equilibrio. Questo è il motivo per cui nasce la sartoria. Dopodiché, di nuovo, la scelta dell'economia circolare, che anche quella è una scelta etica, ma legata anche al rinnovamento del tessuto, a reverse vuol dire al contrario, e quindi così come si possono riutilizzare gli abiti, è concesso alle persone pensare di potersi rinnovare nei loro percorsi. Infatti uno dei nostri motti è: siamo tutti ex di qualcosa.